Ciao, ciao da Sunny, finalmente sono tornata. Che pensavate che non ci fossi più? Sempre con la testa mozzata perché è tutto un offendere, una cosa pazzesca. Quindi, finché non la smettete di offendermi sul fisico in quella maniera, in modo grave, io non mi faccio più vedere in viso, così vi arrangiate, carissimi haters. Ringrazio comunque tutti quelli che mi fanno complimenti. Come Calogero, ciao, ti saluto, grazie veramente dei complimenti che mi fai. E tu vuoi che mi veda in viso, va bene, mi mostrerò, però lasciamo passare un po' questa pazzia degli eter e poi mi mostrerò, farò dei video particolari sull'amore, mi avete detto. Oggi dovevo finire la seconda parte di quel video in cui io rispondevo a quel Nick, ti dico la verità. Si doveva finire. Allora, siamo, mi pare, al numero 4. Nel caso assurdo in cui Dio esistesse veramente, allora ci sarebbe da capire quale delle migliaia di religioni ha la verità. Tu mi potresti dire la Chiesa Cattolica ed io ti risponderei che anche all'interno della Chiesa, proprio come vedi oggi, ci sono tante fedi diverse. Se il tuo Dio permette 1,5 miliardi di musulmani e 1,5 miliardi di cinesi, allora è davvero il tuo Dio quello che ha creato il mondo? Per me sì, per me Dio è solamente Gesù. E tu mi dirai ci sono migliaia di religioni, ci sono di migliaia di religioni come ci sono migliaia e migliaia di persone, una diversa dall'altra, con il suo credo, il suo carattere, la propria libertà. Io credo in Dio, in Gesù e nello Spirito Santo, cioè nella Santissima Trinità. E credo che una delle cose principali che ci ha dato Dio, e poi con la figura di Gesù, che l'ha detto è quello di dare la libertà fin dall'inizio, non solo agli angeli, ma anche agli uomini, dare la libertà di scegliere tra il bene e il male. E quindi di scegliere o gli idoli, perché tutte le religioni che non sono Gesù sono idoli. Quindi c'è la libertà di scegliere o gli idoli, la Pachamama, il Baphomet, il Moloch, qualche altra cosa, le religioni egizie, le religioni indiane, eccetera, o cioè il serpente primario, oppure di scegliere Gesù che è venuto per salvarci. Io penso e credo fermamente che Gesù sia il figlio di Dio, perché? Innanzitutto perché solamente con la figura di Gesù, il vero Dio si è mostrato, si è fatto uomo come noi, ha preso tutti i nostri dolori, al di fuori del peccato, ha preso tutto, è morto sulla croce, ha fatto il miglior sacrificio di amore. Parlate sempre di amore voi. Il vero amore è dare la vita a qualcun altro. È scandalo per i pagani, è scandalo per le altre religioni, ma se voi pensate la miglior forma di amore è senza dubbio dare la vita per gli altri, morire al posto di un altro. Quindi, quante volte voi vorreste, non lo so, dare la vita per vedere il mondo migliore, per vedere, non lo so, la persona che amate stare meglio, dareste, quante volte si dice, darei quasi la vita, darei la mia anima, darei per vedere la persona, la vostra madre o la vostra nonna o la vostra amata, la vostra fidanzata o i vostri figli, chi ha un figliolo. Quindi capisce qual è la miglior forma d'amore. Non c'è nessun Buddha, non c'è nessun dio di religione o indiana o egiziana o altri profeti che abbiano dato la vita proprio con il sangue che scorre per gli altri. L'unico è la figura di Gesù. E poi ci sono stati tantissime testimonianze.
Quale libro è il migliore della Bibbia? Non c'è un miglior libro in cui dà la speranza a tutti gli uomini in tutti i momenti della vita. Sì, perché è l'unica religione che protegge i bambini fin dal ventre materno, perché le altre religioni, tantissime, ammettano o la pedofilia in qualche caso, ora non so spiegarvi come. Però ci sono tante religioni che ammettono un po' di pedofilia, ammettono perché un profeta si era sposato con una ragazza giovane, bambina, addirittura non voglio citare nomi, eccetera, fare troppe cose. Comunque, oppure ci sono, non so, la religione, altri tipi di religioni in cui i bambini non vengono molto tutelati, un po' non danno, per esempio, vediamo anche la religione indiana, che sono divisi in caste, i bambini, quelli della casta più povera, non sono protetti per niente, non gli danno speranza, no? Perché la religione indiana c'è le caste, c'è i dimenticati da Dio che sono nell'ultimo grado, che la religione lo ammette, in cui i bambini non sono tutelati, quelli che muoiono di fame. Infatti c'è voluto Madre Teresa di Calcutta, che era cattolica, eh? Non gli indiani di loro, eh. Io non voglio dire così tanto male della loro religione, però da cattolica devo dire qual è la nostra dottrina in confronto alla loro. Voglio mettere a confronto, ok? Poi la religione cattolica, appunto, è l'unica che attraverso i sacramenti sono segno della grazia di Dio verso di noi. Praticamente Dio ci protegge tutta la vita. Sì, allora, con il dire un no all'aborto, con il dire no ai sacrifici di bambini, pensiamo al Moloch, dei Cananei, pensiamo, si chiamava il Baal, il Moloch, questi qui, oppure le religioni, tante religioni pagane, oppure tante religioni del Sud America in cui i bambini venivano messi in sacrificio, non solo gli animali, il famoso bue, toro, eccetera, agnello, ma venivano messi anche i bambini piccoli, venivano messi in sacrificio o con il fuoco, pensiamo al Moloch che era un toro, che i bambini venivano portati nel fuoco, poverini, e strillavano e c'erano i tamburi e le donne che cantavano e questi tamburi per non sentire le strilla di queste creature neonate o piccoline che andavano verso una morte terribile con il fuoco. Pensiamo a un sacco di religioni in cui i bambini venivano messi in sacrificio. Addirittura il vero Dio, insomma, io dico il mio vero Dio, tentò Abramo con Isacco, suo figlio, perché all'epoca c'erano tante religioni in cui appunto sacrificavano i figli, lui era già pronto comunque a sacrificare e Dio gli disse no. Ho capito la tua fede, però io non voglio tuo figlio un sacrificio. Prendi un ariete, uccidilo e poi più in là ci sarà il vero figlio che si immolerà per voi e sarà Gesù Cristo, capito? Scusate, c'è un telefono, ma credo sia la TIM, la Telecom che mi suona in continuazione, non ce la faccio più. E quindi manco rispondo, scusate. Vabbè, lasciamo correre. E andiamo avanti. E poi per tutta la vita la religione cattolica protegge con i sacramenti le persone, appunto, a dire no all'aborto e quindi vengano tutelati i bambini proprio fin dalla concezione, quando lo spermatozoo incontra l'ovulo della donna. È subito una creatura in potenza. Il feto diventa uomo, si è detto l'altra volta, in potenza in atto, come dice un po' Aristotele e dopo San Tommaso di Aquino, il grande dottore della Chiesa. Poi, attraverso il battesimo, si diventa figli di Dio, siamo tutti fratelli, ma attenzione, non tutti fratelli, nella natura, ma tutti fratelli in Gesù.
Questi sono i veri fratelli, no? I fratelli tutti insieme, appassionatamente, che poi niente. Ecco, per esempio, c'è delle religioni in cui tutto, c'è il panteismo in cui noi moriamo, diventiamo niente, tutto insieme con la natura, poi c'è la rinascita, il karma, tutte queste cose che non si capisce, no? Il ciclo delle rinascite. No, invece la vera religione, siamo tutti fratelli in Gesù che ci protegge con i sacramenti per tutta la vita, c'è cioè il battesimo, poi e prima c'era subito anche la cresima a 7 anni, ora ho questa chiesa col Concilio Vaticano II, col nuovo ordine, nuovo, come si dice, ordine della Chiesa, la Chiesa nuova, diciamo, al passo con i tempi, fra molte virgolette, la cresima la si fa sempre più là, sempre più là, ma vabbè, lasciamo perdere. È vero che la mia chiesa, vi ho detto, sta passando un periodo terribile, terribile, in cui adesso la miglior religione sarebbe quella ortodossa, che è simile, molto simile alla Chiesa cattolica, ecco, semmai è l'unica religione in cui è buona abbastanza, anche se non ha il Papa, non crede nell'infallibilità papale, non crede nel Papa, non crede in questa figura che ci deve essere come capo della Chiesa che ha le chiavi del paradiso, come si dice, quelli che sono venuti dopo San Pietro, la Chiesa ortodossa, però purtroppo adesso solamente la Chiesa ortodossa ha la vera dottrina, perché quella cattolica è entrata alla massoneria e sta facendo un macello a principiare proprio dalle pantofole del Papa, come diceva già Padre Pio negli anni 50. E allora, nelle altre religioni, l'abbiamo visto anche con i caratteri cinesi, e dopo ve li farò vedere, voglio fare un primato, voglio scrivere quasi tutti i giorni, tutti i caratteri cinesi, ne ho quasi fatti quasi 300 adesso, poi ve li farò vedere, e perché ho ricominciato da capo, come avete visto, dai primi caratteri cinesi, poi ne ho fatti tanti, e poi ve li farò vedere tutti in fila per benino, e questo per dire che cosa? Io non è che credo in Confucio, credo in niente, se non altro ve l'ho detto che prima i cinesi credevano nello Shangdi, che era un dio unico. Allora, tutte le religioni quindi non vanno bene, solamente la cattolica, quello sì, solamente con Gesù ci si salva, altrimenti non c'è paradiso senza il corpo e il sangue di Cristo. Questo mettetelo bene in testa. E io ve lo devo dire, perché questa è la verità. Poi padrone di credermi o no. Però ve l'ho detto, è l'unica religione completa, buona, che aiuta tutti, poveri, ricchi, che dà speranza. C'erano delle religioni che gli schiavi non valevano niente, i pagani, gli schiavi venivano sfruttati, l'unica religione che dà speranza anche agli schiavi di avere un buon paradiso, di avere una speranza nell'aldilà, è la religione cattolica. Cosa si può prendere delle altre religioni, come ho detto appunto questa cinese? Si può prendere alcune nozioni, ad esempio tanta saggezza appunto che c'è dentro i caratteri cinesi, il modo di vedere la natura, il modo di vedere la vita, il modo di vedere i problemi. I cinesi lo sanno, c'è una saggezza di sottofondo che è propria di ogni animo umano. Però è chiaro che non è che prendo Confucio o prendo il Buddha, assolutamente no, prendo solamente alcune nozioni importantissime che ci sono dentro i caratteri cinesi che sono antichissimi della loro saggezza cinese e però li faccio conformi alla mia religione. Oppure posso prendere pochissime nozioni della Wicca. La Wicca è tanosissima perché crede nel Pentagono, crede. Però si può prendere alcune nozioni, per esempio il potere delle erbe, ma non il potere magico come lo intendano loro, le erbe che possano curare. Per esempio anche i monaci hanno dei negozini in cui fanno le erbe, fanno i liquori,
Capito? Senza idolatrare la natura, senza esagerare, però prendere alcune erbe come facevano le streghe un tempo e che possono servire, il ciclo delle stagioni, ecco, queste cose si possono anche prendere. Appunto il potere che hanno certe piante di guarire o di mettere beneficio di stare in mezzo alla natura, questo possiamo prendere dalla Wicca oppure da quelle religioni tipo dei Celti in cui credano nel potere delle piante, della natura, del colore verde, del bosco, questo sì. Ma non il Pentagono, queste cose, cioè estrapolare alcune cose e farle proprie. Basta che siano conformi alla religione cattolica, capito? E questo si può prendere dalle altre religioni, che so spiegarmi, la saggezza, ma non la religione vera e propria, non il culto, quello assolutamente no, lì c'è Gesù, c'è il corpo e sangue di Cristo, solo quello salva. Delle altre religioni, appunto, posso prendere il pacifismo, del Buddha. Posso prendere alla Dalai Lama, come si dice, insomma, ora non è che mi intendo molto, oppure si può vedere, per esempio, dalla religione musulmana, quanto pregano, tanto loro che hanno sempre il Corano, e questo si può fare anche noi. Per esempio, loro sono rivolti verso la Mecca, noi possiamo rivolgerci verso Gerusalemme. Dove è nato, è morto, cioè è nato a Betlemme e è morto a Gerusalemme in croce, cioè i luoghi di Gesù. Non so spiegarmi, in questo senso qui, come i musulmani si rivolgono verso la Mecca, noi possiamo rivolgerci verso Gerusalemme. Cioè possiamo prendere alcune cose che fanno le altre religioni e farne proprie. Per esempio, appunto, c'è il libro delle ombre, delle Wicche, io posso prendere il libro invece della verità, il libro della luce, no, perché mi rammenta troppo i figli della luce, quelle cose sbagliate della massoneria, è meglio un rammentarla la luce. Invece il libro delle ombre lo possiamo chiamare il libro della verità, il libro, so spiegarmi, fare una specie, però al contrario. Poi andiamo avanti. Nel caso assurdo in cui esistesse veramente, allora, quale delle religioni? Questo si è già detto, scusate, eh? Andiamo avanti. Allora, qui parla di Satana. Satana non può esistere in un contesto in cui esiste un Dio, come definito dalla Bibbia, onnisciente, onnipresente, onnipotente, semplicemente perché Dio sarebbe presente perfino in Satana. Allora, si è detto adesso. Dio ha creato gli angeli, Satana era il più grande angelo, era Lucifero, portatore di luce, era il più grande angelo. E quindi non poteva crearlo burattino, doveva crearlo libero, di scegliere tra il bene e il male anche l'angelo. Per cui niente, Satana si è ribellato ed è caduto e ha scelto il male. Quindi Dio è onnipotente, ma proprio per la sua onnipotenza è talmente buono, è talmente saggio, è talmente veritiero che permette la libertà. Non poteva crearci burattini né gli angeli, che alcuni caduti sono diventati demoni, né gli uomini che scelgano l'inferno. Quindi invece come se esiste? Ci sono tantissime legioni di demoni. Ecco, tantissimi, tra cui anche quel demone che io ho sognato terribile, che era a forma di corvo, con il volto umano però, che era rinchiuso in una gabbia, era una specie di scantinato, vado a vedere, ti vedo sto corvo nero che aveva uno sguardo umano, ma soffriva e faceva delle smorfie, guarda, è stato terribile, terribile veramente. Oppure una volta ho sognato di scendere tipo Alice, di scendere giù, e poi appunto ti sento dire quello là,
E ho capito che era la voce del diavolo, e poi sono risalita, ho pregato l'Ave Maria e piano piano volavo e risalivo su, come se Alice avesse sentito mentre cadeva nel buco del bianconiglio. Anzi, prendiamo il nostro coniglio, non è bianco, ma è quell'altro coniglietto bisestile, la bianconiglia o la marron coniglia, quello di Matrix. Invece di vedere il bianconiglio, io ho sentito quella voce, quello là, capito? E poi quella volta, appunto, che mi ero sempre in sogno, sogno vero, occhi chiusi proprio così, che mi ero avvicinata ad una porta bianca, che assomigliava anche quella ad Alice, alla favola di Alice, e io volevo entrare dentro. Aprire questa porta bianca ed entrare, e c'erano degli angeli che mi hanno detto: non ci provare, non ti azzardare. Anzi, mi hanno detto: non ti azzardare, che probabilmente quella porta bianca era la porta, perché il bianco è anche il colore, pensiamo anche appunto alla saggezza cinese, in cui il bianco per loro è simbolo di purezza, ma anche simbolo di morte. Infatti, pensiamo al bianco del colore dei fantasmi, che sono bianchi, o quando noi abbiamo tanta paura e diventiamo, io quando ho tanta paura mi sento proprio così, non solo viene la strizza, dice, di andare in bagno dalla paura, ma io divento bianca come un cencio, si dice. Mamma mia, un viso bianco, che ti è successo? Quindi il colore bianco non è solo il colore della purezza, ma anche appunto la saggezza cinese ci dice che il colore bianco è anche il colore del fantasma, della morte, capito, dell'anima così, della paura, ora parlando di Halloween. Ecco, e così. Benissimo, mi avete fatto tanti commenti sull'amore, volete tanti video sull'amore e sul sesso, si possono benissimo fare. Allora, una cosa, innanzitutto, ora vi anticipo, il video sull'amore e sul sesso, si può parlare di tantissime cose, però non esageriamo, perché sennò diventa un video porno. Allora, la cosa, che più mi è piaciuta è quando avete detto che lui e lei si devono stimolare reciprocamente. E questa è stata la frase più carina e pucciosa, posso dire, che avete fatto. È vero, lui e lei si devono stimolare reciprocamente, si devono punzecchiare, stimolare, insomma, molto bella sta cosa. È il libero scambio. L'amore, il sesso, cioè il sesso è l'apoteosi dell'amore. L'amore è scambio anche di punzecchiamento, di tu mi fai battere il cuore, mi fai, che ti posso dire, ci sono queste onde del mare, no? Un po' mi fai arrabbiare, un po' mi fai ammattire, un po' mi fai l'amore anche matto, mi fai ammattire, mi fai battere il cuore, o di paura, o di emozioni, però l'importante è che circoli qui qualcosa, capito? Perché la cosa brutta è essere indifferenti, è provare quel ghiaccio che vi ho detto, quel bianco che l'anime dannate non provano più nulla, anche se volessero non provano niente, non gliene importa nulla di niente. E questo è terribile dell'inferno, che le anime non provano più nulla. Invece, per esempio, pensate a due innamorati che provano questa passione, questo batticuore, questa paura, ma adesso se gli scrivo e mi dice di no, ma adesso, cioè, so spiegarmi per lo scrivere, vabbè, oppure non so cosa mi dirà, se poi non mi vuole più, se poi non mi cerca più, e l'altro lo stesso, cioè libero scambio, capito? E prima si scrivevano anche per lettera, adesso era molto più bello, c'era la penna stilografica, caro mio amore, caro amata mia, ti penso tutte le ore del giorno. E poi veniva il piccione viaggiatore e portava la lettera d'amore all'amato. All
i sospiri, insomma, possiamo fare anche un SMR su alcune poesie d'amore più belle, tipo Romeo e Giulietta, tipo, non lo so, quello che volete voi, un qualcosa di amore, o anche il latino, le cose d'amore che facevano i latini, ci sono tantissimi poemi di amore, poesie, non lo so, ditemi voi, recitami in ASMR questa poesia. Va bene, chiedetemi quale volete e io ve lo recito in ASMR. E io penso sia la forma più bella di amore, quella dello scambio reciproco, anche sessualmente, e mi dite il numero magico dell'amore, che è quel famoso 69, 69, vabbè. A parte quello, la cosa più bella è cominciare da un bacio sulla bocca, no? Le tue labbra che fremano, e poi l'abbraccio, no? La cosa più bella, il sentire il calore, il battito del cuore dell'altro, e poi vabbè, poi insomma non diciamo altro, e penso che cominciare con il bacio a me è la cosa più bella, bacio sulla bocca per bene, perché gli uomini mi piacciono a una certa età, poi mi piace baciare a stampo e basta, si bacia tra fratelli e sorella a stampo. Bello è baciarsi appassionatamente con la lingua, insomma, un bacio appassionato. C'è quel dipinto in cui si vede il bacio, non so se era di Goya, non mi ricordo, qui c'è lo smaltino che me le devo rifare. E lo stesso colore, guarda. E un bacio appassionato, un sogno che io ho sempre avuto, non vi dico proprio erotico, è non mi dite dei mascherati, eh? A parte, aspetta, ora vi dico come. Mi piacerebbe, cioè un sogno che ho sempre avuto, prima di morire, vorrei un sogno mezzo erotico e mezzo no, allora ritrovarmi con un lui che amo in una discoteca con tutte le luci, solo lui e io e un DJ. C'è il DJ che ci mette, io sono rimasta agli anni 80-90 che c'era il DJ, ora non so manco che c'è, allora un DJ che ci mette delle musiche. Allora, con la cosa del reciproco scambio, prima le musiche che piacciono a lui e poi in fondo ora le musiche che piacciono a me, quelle che più mi hanno dato delle emozioni fortissime. Mi piacerebbe essere in discoteca, bellissima, tutta sbelluccicosa, estetista, magra, magra come dite voi. Tutta truccata e pettinata con un abito bellissimo, non so se minigonna, tacche e tutto. Lui stupendo, ma no, sì, anche giacca e cravatta, vabbè, pettinatura pazzesca, insomma, un po' fighetto così. E poi sì, vabbè, giacca e cravatta, però no, giacca e cravatta, mezzo casual e mezzo giacca e cravatta. Non so se riuscite a capire come mi piace, mezzo casual, mezzo giacca e cravatta, mezzo sportivo, fare un misto un po' così, giovanile, anche se magari a 50-60 anni, però giovanile, pettinatura particolare, qualche tatuaggio, ma non troppo così. Piercing non mi piacciono. E niente, l'altezza ve l'ho detto non conta, un abito comunque elegante, profumato, un profumo particolare. Prima mettiamo le musiche che gli piacciono a lui, balliamo un po' così, freneticamente, e poi mettiamo delle lenti, prima lenti che piacciono a lui, poi lenti che piacciono a me. E poi il DJ dice che ci guarda, no, che ci mette le canzoni. E poi si può fare anche qualcosa di mascherato, magari all'inizio può venire mascherato, oh, queste maschere, si fa per dire, all'inizio viene mascherato, poi si leva la maschera, balliamo e niente. Per esempio, una delle musiche che più mi hanno emozionato è stata Toffi,
di Vasco Rossi, ballata, che l'ho anche ballata con un ragazzo, mi piacerebbe riballarla, e poi baciarmi nel palco, insomma, nella discoteca particolare. Poi dove andiamo a finire non si sa. E poi mi piacciono tantissimo le canzoni sudamericane, una bella bachata, non lo so, quella Noes Amore, Passione, quella degli Aventura, mi piace. Oppure c'era una canzone che non ho più trovato, che era un po' spinta, che diceva, vabbè, insomma, lascio perdere, che diceva, era una canzone non ho più trovato, ballabile. Ma ci sono comunque altre canzoni di Vasco, Lente, comunque La più bella è Toffì, oppure ci sono anche delle canzoni anche un pochino più moderne. Si può ballare anche un rap, comunque ho detto, non lo so, Il tempo delle mele, oppure Paradise. Vabbè, io sono rimasta agli anni 80, e io sono rimasta agli anni 80. Se poi il mio lui è un po' più moderno, si può ballare dei balli, per esempio quella canzone di Marracash di Gheppe Kenyo, quella lì della Mario, come dice, tu sei più della marijuana, tu sei più quella lì, insomma, non mi ricordo manco il titolo, quella canzone di Gheppe Kenyo e Marracash, quella è bellissima. Con Mondrin, questa brasiliana, insomma, quella lì, emozione, brivido, brivido, mi viene a mente questo momento. O tipo quella lì, ci sono anche altre canzoni, oppure quelle di Enrique, Bailamos. Ma anche altre canzoni più moderne, magari che conoscete voi, delle canzoni, non lo so, quelle canzoni che più hanno ispirato, quella del Titanic, Near Far, Whenever You Are, I Believe That The Heart Does Go On, quella lì, insomma. E poi ci sono anche delle canzoni un po' particolari, ecco, mi piacerebbe ballare tutte le canzoni e così, capito? E poi baciarci nel palco, e poi dove andiamo a finire non si sa. Ecco, questo è il mio sogno, che mi è sempre piaciuto, perché tanto che non vado a ballare, ma non questi balli, zum, 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 così, ecco, senza sostanze stupefacenti, senza niente. Magari mettendo le luci, tante luci, bere un cocktail, quello si può fare senza fumo che fa male. Possiamo magari mettere dei profumi particolari nella stanza, ma non droga, non sostanze, perché già sono drogata di mio io. Non c'è bisogno di mettere altre cose. E possiamo appunto fare questa cosa qui. Ecco, è un sogno che mi piacerebbe. Se mi direte, sei un cesso, fai schifo, non lo farai mai. Allora fatelo voi con la vostra ragazza, che vi devo dire. Oppure una cosa che vi piacerebbe rifare prima di morire, insomma, diciamo così, sarebbe di amoreggiare nel mare. Nell'acqua, così è molto bello, insomma, non proprio tutto, però insomma, bikini, costumino, spiaggia, mare, sole, la solita cosa, eh? Prima una pizza, poi una birra, poi panorama, anzi, prima il bagno, poi pizza, birra, panorama, e poi chi lo sa, la notte è lunga, eh? Insomma, mi piacerebbe queste cose qui. Comunque, avere il reciproco scambio è la cosa più bella. Che orario si è fatto? Non lo so. Va bene. Vi saluto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Un bacio dalla vostra Sanni. Io comunque le offese non le reggo più, eh? Quello della morte, del cesso, della pattumiera, che poi copiate Cavaradossi. Veramente non vi reggo veramente più, eh?
Non lo so perché, queste sono cose terribili, sono cose che non mi piacciono, veramente. Si può scherzare, mi potete anche punzecchiare, ma in quella maniera no, voglio la tua morte, voglio. Allora ammazzatemi se volete la mia morte, venite, prendete un'ascia, mi mozzate la testa e bene fatto. Cioè, scusate, se sono drastica, ma veramente ci sono dei commenti che fanno ribrezzo, ribrezzo, il colore bianco del fantasma, di Halloween, sono commenti di Halloween. Potete farli solo il giorno di Halloween, ok? Va bene. Ciao, ciao.